Al di là del risultato, la classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità pubblicata ieri evidenzia ancora una volta la mole di reati denunciata a Prato e di conseguenza l'inadeguatezza delle piante organiche del comparto giustizia. È quanto sottolinea la funzione pubblica CGIL di Prato attraverso il suo segretario Sandro Malucchi, che evidenzia il paradosso confrontando la situazione pratese con quella delle altre città toscane attraverso il rapporto tra numero di reati, 13.340 nel 2018, e personale effettivo del Tribunale, che a Prato è pari a 44 unità tra funzionari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori ausiliari. Ci sono 3 operatori di giustizia ogni 1.000 reati registrati, a fronte dei 4,5 di Livorno, i 5 di Lucca e i 5,5 di Siena. Cosa chiedete come sindacato? Come sindacato noi chiediamo di valutare l'opportunità di considerare la possibilità di fare i processi e quindi la revisione del modello processuale a partire dal rimpinguarsi delle piante organiche. Ce n'è un gran bisogno. Il rischio altrimenti è quello di assistere a una giustizia che va a rilento o una giustizia che non garantisce la certezza della pena.